Prima gara provinciale, dopo qualche anno vi siete superati. Sì, diciamo siamo contenti. La pista è ottima, è innevata perfettamente, a neve artificiale come fondo, qualcosa è arrivato di neve naturale sopra, poi un rabocco ancora con neve artificiale soprattutto nella parte, diciamo in fondo al percorso sul giro da 2 km. Abbiamo allestito, penso, bene il percorso, soprattutto il campo di gara qua allo stadio, dove c'è la partenza, il transito e l'arrivo. Sentendo anche le persone che hanno gareggiato, sono restate soddisfatte. Anche perché quando si parte per primi, subito le critiche o le cose anche positive ovviamente escono. Che voto vi date? Ma io allora, prima cosa, devo ringraziare sempre i nostri genitori, che senza di loro non riusciremo ad andare avanti. Il nostro sci club deve dire un grazie quindi ai volontari, soprattutto questi volontari sono i genitori dei nostri ragazzi, grazie a loro riusciamo ad organizzare un evento come questo. Quindi un voto a loro, un bel 8 pieno. Il 10 aspettiamo. Allora, alle sue spalle c'è un altro sport, chiamiamolo così, dei palloni arancioni su questa neve bianca che subito danno l'occhio. Che messaggio è questo? Ah, il messaggio è quello che i ragazzi, insomma, devono divertirsi. È vero che sì, ci sono gare, sono competizioni, tutti vogliono vincere, ma alla fine bisogna pensare che sono sempre dei ragazzi e quindi come tali devono divertirsi. Quindi divertirsi anche con il pallone, non è detto che quindi avere il pallone sia uno scandalo sulle piste da fondo. L'importante è il movimento, lo sport, che facciano qualsiasi tipo di sport, che comunque riesci, facendo altri sport, riescono a comunque ad avere quella percezione, quei movimenti necessari in quel momento in cui le vengono richiesti. 182 atleti al via, tantissime le tute verdi. Come sta andando l'Ardesio? Sì, allora, nonostante il periodo di crisi, che tutti, bene o male, tutti i club ne risentono, non solo nello sci, ma anche nel pallone, nella pallavolo, un po' in tutti gli sport, dato anche da questo Covid, da questo virus, possiamo dire che di essere comunque soddisfatti. Il nostro numero si aggira ancora sui 26-27 ragazzi, e quindi oggi c'era qualche assente per malattia. E quindi continuiamo col nostro lavoro, cercando di fare bene, cercando di fare anche possibilmente divertire i ragazzi facendo appunto il nostro sport. Prima gara provinciale, prima vittoria nella nuova categoria. Com'è andata oggi? Ma oggi è andata benissimo, non mi aspettavo comunque questo risultato e devo dire che è andata molto bene. Una stagione appena partita, come sta andando? Ma è ancora un po' troppo presto per dare delle aspettative, però dalla prima gara diciamo che è andata molto bene, mi sono confrontato anche comunque con i miei avversari, sempre con la consapevolezza però che bisogna sempre migliorare e correndo con quelli più grandi che ci saranno anche dei ragazzi molto più forti. Ecco, tu vesti i colori dell'Ubivanca Goggi, sei di Cantoni Dioneta e ti alleni in Zambla. Com'è lì? Scusa, oltre il colle. Beh, quest'anno è un anno molto difficile, appunto anche per la neve, che c'è stata una nevicata, ma non è bastata. Quindi noi ci dobbiamo allenare su un pezzo di pista che comunque mi è sempre battuto bene ed è molto tenuto, solo che è anche abbastanza lontano da casa, quindi con gli orari scolastici diventa difficile allenarsi. Ecco, oggi tu dicevi sì, vincere le provinciali, ma quando ci si confronta con i big, dicevi appunto mancava Bianchi di Livigno, ti stai già confrontando, com'è questa nuova categoria? Ah, c'ho la consapevolezza che con questa nuova categoria si è saliti molto di livello, abbiamo un livello molto alto come categoria e quindi come atleti e spero che comunque l'anno vada bene o abbastanza bene come l'anno scorso e buona gara a tutti. Cassandra, oggi vittoria, non era facile. No, oggi non era per niente facile.
anche perché c'era la mia amica rivale Giulia Negroni, che ha fatto delle bellissime gare fino ad oggi, quindi oggi è stata molto molto dura, soprattutto anche la pista era molto veloce, quindi bisognava farli scorrere gli sci. Che inizio di stagione è? Ma la stagione è iniziata bene, perché abbiamo fatto le gare a Pragelato che non sono andate tanto bene, però sono contenta perché oggi dopo le vacanze così sono riuscita a allenarmi bene e recuperare. Appuntamenti importanti quest'anno? Abbiamo i campionati italiani il 15 gennaio a Padova, che sono un evento molto importante per noi. Poi prima invece abbiamo i campionati regionali qui a Schilpario. Cosa ti aspetti da questa stagione? Spero di fare bene, di migliorarmi soprattutto nelle gare distance 5 km e anche nelle sprint. Ecco.